Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo sortino breve approfondimento nel quale tratteremo il tema del ragionamento. Il ragionamento può essere visto, può essere definito come un'operazione mentale che, partendo da determinate premesse, attraverso una serie di passaggi logici, ci porta infine ad una conclusione. Secondo la tradizione filosofica, le due principali tipologie di ragionamento sono il ragionamento induttivo e il ragionamento deduttivo. Il primo ragionamento è quello induttivo e procede dal particolare al generale. In pratica compie una serie di generalizzazioni partendo da dei casi particolari. Se io ad esempio vengo bendato e pesco all'interno di un pacco di pasta uno spaghetto, poi pesco un altro spaghetto, sarò portato a pensare, proprio per questo ragionamento induttivo, che in quella confezione, in quella scatola, ci saranno soltanto spaghetti. Ma la mia sarà semplicemente una congettura o una conclusione provvisoria, in quanto potrei sempre essere smentito da dei passaggi successivi. Ad esempio, rimetto la mano dentro il pacco di pasta e pesco una linguina. Il secondo tipo di ragionamento invece è quello deduttivo, che al contrario di quello induttivo procede dal generale al particolare. Se le premesse di questo ragionamento sono delle premesse certe, anche la deduzione che otterremo sul caso particolare sarà una deduzione certa. Ad esempio, se in una classe sono nati tutti nel 2005, posso dedurre che Simona, che fa parte di quella classe, anche lei sarà nata nel 2005. In un ragionamento deduttivo, se le premesse sono vere e i passaggi logici sono stati svolti in maniera corretta, anche la conclusione a cui giungeremo sarà sicuramente certa. E queste conclusioni possiamo dire quindi che sono già contenute nelle premesse. E quindi la differenza è che attraverso il ragionamento deduttivo noi non faremo mai nuove scoperte, mentre attraverso il ragionamento induttivo potremo fare nuove scoperte, ma le conclusioni a cui giungeremo saranno sempre provvisorie perché potrebbero essere smentite da esperimenti successivi. Da un punto di vista filosofico, quindi, si può dire che il ragionamento induttivo riguarda tutte cose non prodotte dall'uomo e quindi solamente di conclusioni probabili, ad esempio le scienze naturali, mentre tutte le cose prodotte dall'uomo possono essere in qualche modo classificate con il ragionamento deduttivo, e cioè possono pervenire a conclusioni certe, ad esempio la matematica, ad esempio la geometria. Facendo proprio un esempio sulla geometria, mi viene in mente il famoso teorema di Pitagora. Dato che il teorema di Pitagora è un teorema e ha premesse certe, può essere applicato a qualsiasi triangolo rettangolo. Bene, con le differenze tra i due tipi di ragionamento, il mio video di oggi è finito. Io vi saluto e vi rimando alla prossima.